Benvenuti su Viral News. Nel video di oggi vi parleremo dell'attuale situazione di Turetta nel carcere di Verona e di cosa stanno facendo i genitori mentre loro figlio è in stato detentivo. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Filippo Turetta si trova attualmente ancora nell'infermeria del carcere di Montorio di Verona, dove rimarrà fino a quando sarà ritenuto necessario dall'equipe multidisciplinare. La direttrice del carcere, Francesca Gioieni, ha comunicato ai media che il ragazzo, arrestato per aver privato della vita l'ex fidanzata Giulia Cecchettin, non riceve alcun trattamento di favore. Anche il sottosegretario Ostellari ha ribadito il concetto: in questa struttura, come nelle altre, non si applicano trattamenti di favore nei confronti di nessuno. Le decisioni su quelle che possono essere le attività trattamentali e ricreative, adeguate a ciascun utente, vengono prese da personale qualificato. Dopo aver lasciato la sezione di psichiatria, Turetta è stato descritto come assente e disorientato, trascorrendo le sue giornate in silenzio. Infatti, anche all'interno del carcere il ragazzo non risponde alle domande che gli vengono poste. Oltretutto, nonostante la possibilità di avere incontri settimanali, non vede i suoi genitori dal 3 dicembre, indicando che ci sia ancora bisogno di un supporto psicologico anche per la famiglia. Le indagini continuano. Il RIS di Parma ha focalizzato l'attenzione sulla Fiat punto nera del ragazzo. Gli inquirenti stanno cercando di capire i dettagli del tragico evento avvenuto la sera del 11 novembre. È ancora incerto se le ferite di arma da taglio alla ragazza siano state inferte all'interno dell'auto o mentre l'ha raggiunta in strada. Sarà effettuata, per questo motivo, una bloodstain pattern analysis dai carabinieri per studiare forma e traiettoria del sangue e stabilire meglio le dinamiche di ciò che è accaduto. E tu cosa pensi del comportamento di Turetta? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.